Quinto anno per Roberto Giammarino, qui a Pineto, grandi risultati. Bisogna però alzare l'asticella perché non ci si accontenta mai. Beh, alzare l'asticella cioè, dopo eh, due quarti posti. Non è facile, non è facile. Io dico che alzare l'asticella per Pineto significa fare qualcosina in più un... nel settore giovanile. La cosa importante è eh, iniziare a, a tirar fuori non due come stiamo facendo ogni anno, ma. Metterne due, tre, quattro, allora saremmo stati Quindi bravi. Strutturarsi ancora di più, consolidarsi Ma a sì, livello del settore giovanile. Il no? settore giovanile deve essere un obiettivo importante perché poi eh, sarà la, il futuro del Pineto. I dirigenti passano, però se crei i presupposti buoni nel settore giovanile. Per dare continuità. No? Hai continuità e, e si creeranno dei presupposti nuovi. Sei stato bravissimo a deludere la domanda. Devo dire, da giocatore eri un marcatore e non un brevilinio tornante. Che era, un difenso, era un difensore con i piedi buoni. Piedi buoni, ho detto per scherzare. Eh, no, che... Infatti, qualcuno ride, ride al di là della telecamera. No, scherziamo. Il presidente non ci ha dato obiettivi per, eh, di. Importanti. ha detto: facciamo un buon campionato, cercando di, far, di, di, di ripetere quello dell'anno scorso o quello di due anni fa. Quest'anno c'è un nuovo allenatore, Pifani, e chiaramente daremo il massimo supporto a tutti, come già abbiamo detto, per, per farlo lavorare come si fa a Pineto in tranquillità. Ti sorprenderò, però, poc'anzi a microfoni accesi. Il presidente Brocco ha detto testualmente: voglio la Serie C. Io non c'ero, non l'ho sentito. Siccome devo ascoltare con le mie orecchie, ci sento un po' poco. però, però io, siccome non l'ho ascoltato io con le mie orecchie, quindi resto sempre dell'avviso che dobbiamo fare delle buone cose, ma non abbiamo, non abbiamo queste velleità. Se dovesse arrivare il Presidente. Ma il presidente è un... Naturalmente è un, scherzavamo, un Roberto. C'è qualche novità sostanziale, soprattutto il reparto avanzato, rispetto all'ultimo torneo di Serie B? No? Sì, sicuramente, perché l'attacco è cambiato. Diciamo che la struttura della squadra è rimasta quella dell'anno scorso, che l'anno scorso il Pineto è stato un grande gruppo e una grande, ha fatto un grande campionato. Poi, tutti i campionati hanno una, una storia e speriamo che questa sia una bella storia perché mi, fa, mi farebbe piacere per il mister che... Ci viene con tanto entusiasmo, viene da due anni non bellissimi, però eh, so che la sua caparbietà, perché lo so io quello che ho passato in questi, in questi mesi per, per allestire la squadra, è molto, molto pignolo. In bocca al lupo di cuore Roberto. Crepi il lupo, viva il lupo e speriamo bene.